Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech. Oggi un video un po' particolare, infatti andremo a parlare un po' della nostra attrezzatura per girare i video. Infatti mi scuso se la qualità complessiva di questo video sarà bassa, ma abbiamo dovuto usare, cioè, la nostra attrezzatura buona è qui e quindi lì abbiamo una cosa che... In molti ci chiedete sempre cosa utilizziamo noi per fare i video e quindi abbiamo deciso di rispondere con appunto un video in cui andremo a disassemblare questo mostro di tecnologia che abbiamo qui davanti. Guardate che bello, fa un po' impressione, cioè nel senso, pesa troppo. Come potete vedere questa cosa è pesantissima, è enorme e ha un sacco di cose. Oggi ve ne parlerò un po' nel dettaglio, quindi andremo a smontare insieme tutto questo accrocchio di cose mostruose e vi spiegherò un po' a cosa servono le varie componenti. Prima di cominciare voglio scusarmi un po' con quelli di voi a cui non interessano questo tipo di video, però ne abbiamo tanti altri vecchi di belli, se volete andate a recuperare le nostre guide regali di Natale che... Non sbagliate mai, non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale. Oh oh oh. Bene, cominciamo a smontare questa cosa. Partiamo dal cuore pulsante del nostro setup, la nostra fotocamera. Fotocamera che è in questo caso una GH5 della Lumix, GH5S se vogliamo essere precisi. Tocchi il cavo rosso e esplodi. È un'operazione molto delicata, bisogna stare attenti a quello che si fa. Ecco a voi, questa è la nostra fantastica GH5S, quindi spostiamo un po' di nuovo questo argagno del demonio. GH5 è una fotocamera che, ragazzi, è semplicemente una bomba. Per quello che facciamo noi ha praticamente tutto quello di cui possiamo avere bisogno. Chiaro, non stiamo parlando di una Red da 50.000 euro che usano per fare i film, però per fare quello che facciamo noi veramente ha un po' tutto. Se seguite su Instagram lo sapete già, in tanti video l'abbiamo già detto, per chi di voi però che non è molto attento, lo ripeto, noi come lavoro facciamo i videomaker, facciamo video per soldi. Quindi ovviamente questa attrezzatura è overpowered per YouTube, cioè nel senso, no, non serve a nulla tutta questa roba. Però per quello che facciamo noi, sì. Tornando a noi, alla nostra GH5S, appunto, penso sia comunque una delle migliori per la sua fascia di prezzo. Se la gioca con le Sony, però, beh, lì è una questione un po' faida, tipo Android, Apple, cioè quelle cose lì. C'è chi vuole Sony, c'è chi vuole Panasonic. Io sono team Lumix tutta la vita. Ma altra cosa molto importante di questa fotocamera, a parte la fotocamera stessa, è l'obiettivo, ovvero la lente, che è sempre una Panasonic, una 12-35 f2.8 fisso. Questa, ragazzi, è una signora lente. Se voi avete un corpo macchina micro 4 terzi, con questa ci fate tutto, veramente. Ha una nitidezza spaventosa, è super stabilizzato, veramente questo obiettivo ci ha salvato la vita praticamente in ogni situazione, è bellissimo. Tropicalizzato, cioè veramente di meglio, stando su un prezzo ragionevole, non si trova. Bene, rimetto la camera al suo posto. No. Quindi andiamo ad analizzare un po' il resto di questo setup. Allora, mettiamo da parte la nostra GH5. Come potete vedere... Wow! Punge! Altro componente molto importante che ci ha cambiato decisamente la vita da quando l'abbiamo acquistato è questo schermo, che in realtà, come potete vedere... Che in realtà non è un semplice schermo, ma è un recorder, è un registratore esterno. Questo affarino qua permette di registrare direttamente dal sensore della nostra GH5 e ottenere file un po' più ciccioni, quindi 10 bit, 4K, cose un po' più... In realtà noi questa funzione la utilizziamo poco, perché semplicemente i suoi file vengono salvati su SSD e tipo mezz'ora di girato pesa qualcosa come 500 giga, quindi sono difficili da gestire. È una cosa che facciamo poco spesso, solo su, diciamo, video con un certo budget, con certi... in cui vale la pena. Per il resto ci affidiamo comunque a quello che butta fuori la GH5, che comunque non è male. Ma il grande vantaggio di questo, oltre appunto ad essere un recorder, è che come schermo è veramente ottimo. Abbiamo un sacco di funzionalità utili, come il peaking, la zebratura, tutte quelle cose lì, e in più anche alla luce del sole si vede da Dio, la fedeltà dei colori è buona, il contrasto è ottimo, quindi davvero questo qui da utilizzare, soprattutto appunto in questo setup che con lo schermetto piccolo non si vede una cippa, è veramente fantastico. Supportato da un braccetto della Small Rig, braccetti soliti, insomma, ragazzi, un braccetto non fa più o meno schifo di tanti altri, costa di più, però non lo so. Se avete mai avuto a che fare con questi braccetti, so che mi capite e capirete la mia frustrazione. Comunque, bene, giriamo un po' il nostro setup e passiamo alle altre cose. Qui abbiamo un paio di componenti usate. Per tutto il resto vi mettiamo comunque i link Amazon qua sotto in descrizione se vi interessano. Per le componenti usate cercheremo delle cose che ci assomigliano e ve le linkiamo qua sotto. Non so se troveremo delle cose proprio così, però ci proviamo. Comunque, cose usate.
comprate. Cosa abbiamo comprato? Semplicemente abbiamo deciso di acquistare questo Matebox, a cui mancano pure le alette, però non importa, questo Follow Focus e questo V-Mount Plate. Ora vi spiego uno alla volta cosa fanno. Beh, prima di tutto cominciamo dalla parte qua davanti, la più grossa. Semplicemente questo è un Matebox, quindi cosa fa? Evita ai raggi di luce di arrivare da punti del c***o e quindi creare flare non voluti, quindi è molto comodo. E in più la cosa che veramente ci ha fatto la differenza su questo affare è che abbiamo la possibilità di montare qua davanti semplicemente dei filtri ND. Oh, grazie. Ecco qua i nostri filtri, quindi noi andiamo a montare il filtro qua, tac tac, si cambia e via. In velocità si cambiano i filtri, e sapete che all'esterno per girare i filtri sono veramente importanti. In questo caso appunto quindi vanno bene con ogni obiettivo, senza doverli avere per ognuno. Effettivamente ci hanno fatto un po' di differenza. Questa cosa qua che serve per coprire l'obiettivo l'abbiamo fatta noi in realtà con un telo e degli elastici, però funziona abbastanza bene. È importante anche questa perché nel momento in cui utilizziamo i filtri, se dietro non è oscurato, abbiamo riflessi che vanno a riflettersi negli giochi di specchi con questi filtri e creano dei flare maggiori di quello che sarebbe senza tutta questa roba, quindi andrebbero un po' ad annullare tutto il lavoro che è stato fatto. Quindi mi raccomando, se decidete di fare una cosa del genere, ricordatevi che ci vuole qualcosa per tenere obiettivo e filtri in una camera scura, fondamentalmente. Altra componente importante è questo Follow Focus della Arri, anche questo usato, è vecchiotto, in realtà si vede anche perché veramente ci avrà 30 anni secondo me, però funziona ancora da Dio, è effettivamente una cosa puramente meccanica. Cosa fa? Lui semplicemente ha una serie di ingranaggi che permettono, girando questa manovella, di andare a girare questa, che andrà a girare questa, ovvero il fuoco della nostra macchinetta. Ovviamente girare il fuoco all'interno di tutto questo argagno sarebbe un'impresa quanto ardua, e quindi questo andrà a semplificare il nostro lavoro. L'ultima componente che abbiamo acquistato usata, di cui voglio parlare appunto, è questo plate per le batterie V-Mount. Quindi a cosa serve questo plate? Fondamentalmente noi tramite questo qui possiamo andare a alimentare tutto quello che utilizziamo, quindi da qui andremo a alimentare sia la fotocamera che lo schermo attraverso queste batterie. Normalmente qui andrebbe montata una batteria V-mount ciccionissima, quelle grandi, che costano un patrimonio tipo 200-300 euro, cioè cose che... Noi però avevamo un sacco di queste batterie, e quindi abbiamo deciso di prendere un adattatore per l'adattatore. Quindi per il plate abbiamo questo adattatore che ha un attacco V-mount su cui possiamo utilizzare queste batterie, che comunque per quello che facciamo noi, quindi solo alimentazione di schermo e fotocamera, è più che sufficiente. Cioè 2-3 ore durano tranquillamente, anche di più probabilmente. Quanto che abbiamo usato? A questo punto vi starete chiedendo: ma come fate a alimentare la vostra fotocamera da questo senza la sua batteria? E qui entra in gioco la cosa figa, ovvero questo adattatore che ora vado a estrarre, che è semplicemente una batteria col cavo. Questa noi la inseriamo al posto delle nostre batterie, sarà collegato ovviamente a questo argagno, e quindi praticamente sì, funziona così, è semplice, cioè ha un filo. Che c'è tanto da spiegare. E ora invece vi starete chiedendo: dove avrai mai ficcato quella batteria? Ma ben sì, l'ho fatto. Cosa? Bene, vi ho fatto vedere appunto la batteria col filo che va inserita qui e qui. Cos'è questo qui? Questo qui è un battery grip. Battery grip che al momento è diventato un po' inutile perché, come dice il nome, sarebbe una batteria supplementare per la nostra fotocamera. Ovviamente non serve più perché la batteria adesso è questa qui dietro. Però comunque la sua funzione la fa, ovvero ci alza la nostra fotocamera per poter combaciare con tutto il resto del setup, che non è cosa da poco, perché senza di questo effettivamente avremmo avuto grossi problemi a fare incastrare il tutto. Questo poi è alloggiato in un cage della Small Rig, anche questo qui, molto comodo, molto resistente, e è un cage apposta per GH5 più battery grip. Ovviamente si trovano cage per qualsiasi tipo di fotocamera con o senza battery grip, anche da solo fa veramente differenza, perché con questo qui abbiamo la possibilità di attaccare un sacco di accessori. Abbiamo questa maniglia per utilizzare anche solo la fotocamera appunto più comodamente, quindi anche il cage è sicuramente uno dei primi acquisti che vi consiglio di fare se volete andare un po' ad aumentare le potenzialità delle vostre fotocamere. Quindi della parte diciamo alta vi ho parlato, abbiamo parlato un po' di tutto quanto. Qua sotto cosa rimane da parlare? Ovviamente abbiamo questi tubolari che sono semplicemente degli spallacci. Questi li abbiamo acquistati insieme al Follow Focus e il Matebox davanti, però si trovano anche questi qua su Amazon veramente a poco. Sono semplicemente dei tubolari di alluminio. La parte qua davanti è della Newer, che faceva parte di un vecchio setup che faceva abbastanza schifo, però ce li siamo tenuti e funzionano ancora abbastanza bene. La cosa che veramente ci ha fatto la differenza in tutto questo
questo come spallaccio è stato l'appoggio per la spalla, sempre della Small Rig. Anche questo è un po' costosetto in realtà per quello che deve fare, perché è una cosa molto semplice, però veramente questo è comodo, e avere qualcosa di comodo su cui appoggiare tutti questi chili sulla spalla fa davvero la differenza. Quindi ora andiamo a reinserire la nostra GH5. Perfetto, tutto funzionante. Come potete vedere, qui poi abbiamo la nostra maniglia per trasportarla, e quindi qui abbiamo tutto quello che ci serve per andare a fare finta di essere Spielberg. Bene, vi ho detto un po' tutte le componenti di questo setup per girare video. Come sempre qua sotto ci sono i commenti, ragazzi, se avete domande, curiosità, scrivetemele qua sotto, sarò felice di rispondervi. Questo era un video un po', diciamo, di nicchia. So che a molti di voi non interesserà nel particolare tutta l'attrezzatura che utilizziamo. In molti però ci chiedete un po' come facciamo il nostro lavoro, quindi ci faceva piacere un po' rispondere a quelli di voi che erano curiosi. Comunque, se questo tipo di video vi piacciono, ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Basement Tech.